Oggi viviamo il tempo della crisi della politica e della democrazia, che coincide nell'Occidente con la fine del ciclo glorioso del grande movimento del Novecento che aveva segnato l'ascesa delle classi lavoratrici fino alle soglie del governo dello Stato. L'organizzazione politica e sindacale delle classi subalterne è stata per decenni al centro dello scontro e del conflitto politico e sociale. Oggi tutto questo sembra preistoria. La politica è ridiventata amministrazione degli interessi dei nuovi padroni e predatori dell'economia e della finanza. La democrazia un orpello inutile e fastidioso che disturba l'ordinato ed efficiente svolgimento del mercato. Questa la chiamano modernità. E in che cosa consiste questa modernità? Se oggi modernità vuol dire libero mercato, e cioè diseguaglianze, ingiustizie, povertà crescenti, ricchezze scandalose, devastazione ambientale, saccheggio dei beni pubblici e delle città, corruzione e decadimento dell'etica pubblica, se il liberismo è l'ideologia della modernità, allora noi non potremmo che definirci antimoderni. Il liberismo che ha nutrito questa cultura del libero mercato e della rapina dei beni comuni si rivela oggi per quella che è una ideologia al servizio delle classi dominanti e dei nuovi mercanti della finanza globale con l'obiettivo di depredare il mondo, distruggere la democrazia e la partecipazione, privare i popoli della propria dignità e della libertà all'autogoverno e all'autodeterminazione. Assistiamo oggi impotenti alla crisi della democrazia e della politica che non riesce o non sa trovare gli strumenti per contrapporsi a questo flagello che riduce alla miseria e alla marginalità politica e sociale miliardi di individui nel mondo e in gran parte dei cosiddetti paesi del benessere. La politica è impotente o succube nella sua capacità di fronteggiare questi eventi. Interi stati sono privati di fatto della propria sovranità politica e sono sottoposti ai vincoli della governance delle istituzioni finanziarie internazionali che decidono al loro posto. La cultura politica delle forze tradizionali di sinistra, che si è nutrita di questa ideologia e che ha tradotto la parola liberismo con riformismo, si scopre oggi impotente nel fronteggiare questa grande trasformazione e regressione del mondo. Nel nostro paese la corruzione dilaga ed è penetrata nel corpo delle istituzioni rappresentative e sono diventati labili i confini tra politica ed affari. Ormai per fare affari la via più breve diventa quella della politica ed è sempre più difficile mettere dei confini chiari tra economia legale ed economia criminale e mafiosa, che sempre più assume direttamente la rappresentanza dei propri interessi nella politica e nelle istituzioni. Le nostre città sono state consegnate in gran parte alle lobby della speculazione finanziaria e immobiliare. Sono diventate merce da valorizzare e da saccheggiare per gli interessi di affaristi e costruttori contro ogni idea di bene comune. Oggi è di moda definire antipolitica tutte le manifestazioni di feroce critica ai partiti e alla loro degenerazione. Ne sono fustigatori principi, in particolare coloro che sono stati proprio gli artefici principali e complici del processo di estraniazione e di alienazione della politica dal corpo della società, dal mondo del lavoro, dai giovani senza futuro, dalle domande e dai bisogni dei più deboli. Cosa hanno rappresentato infatti in questi anni quelle cosiddette riforme che hanno introdotto in barba alla nostra Costituzione la personalizzazione della politica e della rappresentanza, il governo del premier, i governatorati, le elezioni dirette dei sindaci, se non la volontà di svuotare le istituzioni della rappresentanza, parlamenti, consigli comunali, regionali, eccetera, dal controllo popolare, dal condizionamento dei cittadini, accentrando tutti i poteri nelle mani di una singola persona? Quale messaggio è stato mandato ai cittadini quando si è loro impedito di poter eleggere i propri rappresentanti nel Parlamento? O quando viene impedito ai lavoratori di votare sugli accordi che li riguardano e di farsi rappresentare dal sindacato che preferiscono e di essere discriminati nelle assunzioni se iscritti a sindacati non firmatari di accordi?
E che dire del fatto che è stato ignorato l'esito di un referendum popolare per la difesa dei beni pubblici locali e dell'acqua pubblica? Che a Roma il sindaco Alemanno intende procedere alla vendita del 21% di ACEA contro la volontà dei cittadini e dei lavoratori? L'unica vera antipolitica è quella che ha delegittimato la politica come spazio pubblico e come bene comune supremo della polis, che ha delegittimato la politica come strumento di partecipazione e di riscatto sociale e civile delle masse popolari e del mondo del lavoro, come detta la nostra Costituzione. La politica, che oggi detiene ancora il monopolio della rappresentanza, è ormai prevalentemente ridotta ad ancella al servizio dei poteri forti, e sono state piegate a questa logica anche le istituzioni democratiche e il governo della cosa pubblica. La responsabilità storica dei partiti consiste nell'aver assecondato questo processo di spoliazione e nell'aver rotto i confini tra etica del governo ed etica degli affari, nell'aver usato il potere politico anche per un'ascesa sociale, personale e di gruppo, nell'aver rotta la separazione tra politica ed affari, nell'aver lasciato dilagare il conflitto di interessi. L'equilibrio dei poteri è la sostanza della democrazia. Oggi assistiamo alla crisi della democrazia come equilibrio e separazione dei poteri. La democrazia è fatta di maggioranza e di opposizione, di controllo reciproco tra i poteri istituzionali e costituzionali, di equilibrio di poteri tra le classi, tra le forze e diversi interessi sociali ed economici. Oggi prevale il conflitto di interessi, l'assolutismo del potere legislativo sugli altri poteri costituzionali, anche per effetto di un sistema elettorale perverso. Il conflitto sociale e gli interessi delle classi subalterne non sono adeguatamente rappresentati nella sfera della rappresentanza politica. C'è uno slittamento, uno sbilanciamento della politica e della rappresentanza verso i poteri forti, che di fatti dettano l'agenda sociale e politica del Paese, come nel caso nell'ultimo disegno di legge sul mercato del lavoro, che di fatto abolisce le tutele previste dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Al punto di decomposizione in cui siamo arrivati, abbiamo il dovere civile e morale di provare ad aprire, e non da soli, una nuova stagione della politica, come l'abbiamo definito. È un compito arduo e difficile, ma indispensabile, se veramente vogliamo, come ama dire Don Roberto Salvelli, introdurre aria pulita tra i miasmi in cui siamo caduti. Come riaffermare il valore della politica come spazio pubblico e come bene comune primario? Questa è la domanda a cui cerchiamo risposte e che è il principio ispiratore del nostro laboratorio. Chi ha oggi le carte in regola per riproporsi come promotore di una rinascita della politica come bene pubblico? Non ce l'hanno nessuno dei partiti oggi sulla scena politica. Le classi lavoratrici sono frantumate e disperse. Non ce l'hanno in regola anche i partiti o i partitini di sinistra, scampati al grande naufragio, che hanno smarrito la loro funzione storica di promuovere l'unificazione, l'emancipazione e la liberazione delle classi subalterne e dei poveri dallo sfruttamento e dal dominio dei poteri forti e dell'interesse dominante. La sua rinascita può avvenire solo attraverso la partecipazione e la mobilitazione popolare, a partire dalle riflessioni e dalle esperienze di lotta e di autogoverno che si stanno praticando nelle nostre città, in Europa, in Italia e nel mondo, contro lo strapotere della finanza e contro le multinazionali nella lotta per la difesa e la costituzionalizzazione dei beni comuni. Il dominio delle forze della globalizzazione sugli stati, sulla politica, condiziona gli istituti della democrazia rappresentativa, che vengono svuotati della loro capacità di rispondere delle attese e delle speranze dei più deboli e dei poveri. La democrazia, per rivitalizzarsi e ridiventare il terreno della partecipazione, deve essere riappropriata direttamente dai soggetti sociali e popolari, senza nessuna delega ai professionisti della politica, che deve tornare ad essere una missione civica al servizio della polis, spogliandola dei privilegi da moderno mandarinato di cui essa oggi è portatrice, divenuti ormai insopportabili agli occhi di milioni di italiani che vivono con sofferenza le difficoltà della crisi. Noi dobbiamo proporci qui ed ora il tema ambizioso di costruire e proporre un'idea, un progetto di una nuova democrazia partendo dal basso. Quella parte della politica e dei partiti che condivide questa analisi
dovrebbe mettersi al servizio di questo processo e contribuire con umiltà a ritessere la trama della partecipazione e dell'organizzazione delle classi subalterne. Il processo costituente sarà lungo e dovrà passare attraverso una graduale confederalizzazione e unificazione delle forze a partire dalle città e dai territori. La globalizzazione e la deterritorializzazione dell'economia hanno determinato una riduzione del potere delle comunità locali nell'orientare le scelte del loro sviluppo locale. Il gigantismo urbano da cui siamo afflitti è l'effetto e conseguenza della riduzione delle città a merce e della loro privatizzazione a favore della speculazione finanziaria, immobiliare e della rete urbana. Le grandi città risultano sempre più essere ostaggio dei poteri forti nell'orientare le loro scelte di sviluppo. Il governo locale non governa più le città in nome dei cittadini e per il bene comune. I comuni si finanziano con l'espansione urbana e il consumo di territorio, svendendo e privatizzando i propri beni comuni, l'ecologia urbana, l'ambiente, i servizi pubblici, il patrimonio pubblico. Il gigantismo urbano, con la crescente complessità della società, dell'economia e della finanza, produce un aumento del disordine sistemico e induce a reclamare poteri eccezionali e straordinari nel governo delle grandi città, in nome della necessità di governare eventi straordinari, come è stato a Roma e nel Lazio per la mobilità urbana, i parcheggi, i montagni di nuovo, la sanità, i rifiuti, attraverso procedure straordinarie che aggirano le regole e le norme di legge. Un'altra conseguenza del gigantismo urbano è la sua insostenibilità ecologica, che produce effetti devastanti nella qualità della vita urbana. Pensa alla mobilità, alle discariche dei rifiuti, che provocano distruzione e impoverimento del territorio e della sua ecologia. Questo modello di sviluppo urbano reclama sempre più centralizzazione del potere di governo e sempre più poteri straordinari e non democratici. Il progetto di città a cui pensiamo deve basarsi su una forte discontinuità di programma, di concezione urbana, di personale, di metodo di governo. La Giunta Alemanno non è una parentesi, chiusa la quale si ritorna alla continuità con la cultura di governo che l'ha preceduta. La discontinuità di cui parliamo investe in pieno i 15 anni di governo delle giunte Rutelli e Veltroni, a cui non vogliamo ispirarci. Se c'è un legame ideale di continuità a cui fare riferimento, lo potremmo rintracciare solo nelle giunte che hanno segnato in positivo una parte importante della storia di questa città. E mi riferisco all'esperienza di governo delle giunte Argan e Petroselli, che tante speranze e tante aspettative avevano suscitato. Se dovessi declinare uno slogan per un programma di governo di questa città, lo coniederei così: ripartiamo da Argan e da Petroselli, ripartiamo dalle periferie e dal progetto comune. Noi pensiamo a una nuova idea di città metropolitana, di area vasta, basata su un policentrismo municipale, fatte di città autogovernate, una città di città, una federazione di comuni metropolitani che metta fine al saccheggio sconsiderato del territorio, all'emarginazione delle periferie estreme, che mette in moto uno sviluppo virtuoso basato sull'economia sostenibile, sulla riqualificazione urbana, sull'innovazione energetica, sull'agricoltura multifunzionale nella campagna romana, sul turismo diffuso, sulla valorizzazione del patrimonio culturale della città e dell'area metropolitana e su un progetto di democrazia partecipata e diretta fondate su forme di autogoverno popolare a partire dai quartieri della città. Roma non è governabile democraticamente dal centro, da un sindaco che accentra i poteri su di sé e con un decentramento amministrativo che ripete gli stessi vizi del centralismo e i difetti e i limiti dell'area vasta. Una nuova visione che assuma su di sé il progetto di una nuova democrazia popolare non può prescindere dalla implementazione di una forma di governo fortemente decentralizzata. La nuova democrazia deve nascere dai quartieri popolari e riverberarsi nelle istituzioni rappresentative condizionandole. Il CRESME anni fa individuò a Roma, in vista del piano regolatore, 198 microcittà. È possibile una nuova articolazione della democrazia partecipativa, rivitalizzando la vita democratica a partire da questi luoghi? Noi pensiamo di sì.
Questo progetto di nuova democrazia deve vivere attraverso l'elezione di nuovi consigli di quartiere o regione e attraverso l'istituzione di assemblee o consulte popolari a livello municipale e cittadino. I nuovi organismi devono essere veri organi di autogoverno locale e devono concorrere a costruire l'agenda del governo di quartiere, dei municipi e della città. Quello che pensiamo è una vera e propria forma di co-governo tra istituti della democrazia rappresentativa e nuove forme di democrazia diretta e partecipata, anche attraverso una revisione dell'istituto del referendum che approfondiremo in un seminario già convocato per il 23 settembre prossimo. Questa nuova democrazia deve basarsi sulla rivitalizzazione e riscoperta del valore della comunità e sulla capacità di autogoverno dei cittadini e dei lavoratori a partire dal proprio quartiere e dalla gestione dei beni in comune, dalla vivibilità urbana agli spazi pubblici e agli spazi culturali, dalla mobilità fino alla partecipazione al governo dei beni e servizi pubblici primari. La nostra idea di partecipazione, infatti, prevede il controllo popolare nella gestione dei beni comuni, dell'acqua, dell'energia, della sanità, dei trasporti, dell'ambiente, della cultura, col mantenimento del carattere pubblico delle sue aziende e sostituendo gli attuali consigli di amministrazione lottizzati dai partiti con organismi di gestione e di controllo eletti dai cittadini e dai lavoratori. La città ha prodotto in questi ultimi anni esempi virtuosi di autogoverno dei beni comuni che indicano la strada. Penso al Teatro Valle, al Cinema Palazzo e non solo a questi, che hanno sottratto un pezzo della città pubblica alle mire speculative. Per concludere, Paolo nella sua conclusione accennava alla questione elettorale, alle elezioni prossime che ci vedranno protagonisti della prossima primavera. Per quanto ci riguarda, la strada che auspichiamo per riconciliare i cittadini con la buona politica è quello che in breve ho cercato di riassumere. Nel recente articolo pubblicato l'altro giorno da me e da Paolo abbiamo scritto, riletto: a questa città servirebbe un atto di folle generosità da parte delle sue componenti più attive e più sensibili al bisogno di radicale cambiamento di cui ci sarebbe bisogno, mettendo da parte gli egoismi, le aspettative personali o di gruppo, la tendenza a fare da sé che prende anche quelli che sono animati dalle migliori intenzioni e dai buoni propositi. Abbiamo rivolto un appello, che qui rinnoviamo, al civismo democratico, al mondo del lavoro precario e sofferente, al mondo della cultura e della conoscenza, alle mille esperienze di resistenza civile e democratica radicate nei quartieri della città e in movimenti in lotta per la difesa dei beni comuni e per un'economia più sobria e sostenibile. Abbiamo proposto una coalizione civile e sociale per dar vita ad una risposta civica che pesi nelle scelte politiche che questa città dovrà affrontare nei prossimi mesi. A Roma si voterà nella prossima primavera. Il dibattito sembra tutto proiettato sul fatto se ci saranno o no le primarie e non su quali programmi e discontinuità introdurre nel suo governo. Noi oggi proponiamo un percorso che, ove fosse accolto, potrebbe prevedere la possibilità di una partecipazione, di una presenza, di un'aggregazione vasta di questo mondo e di questa parte della città alle prossime scadenze elettorali. Ovviamente i percorsi, le decisioni, le modalità di una simile scelta eventuale andrebbero valutate con tutti quelli che condividessero una simile prospettiva. Deve essere però chiaro l'intento di una simile proposta. Non pensiamo ad una gara per partecipare al banchetto elettorale, non ci interessa. A noi preme invece essere partecipi di un processo di riappropriazione della politica e della città da parte dei cittadini. Dobbiamo liberare questa città dalle mire e dalle influenze nefaste dei poteri forti e della cattiva politica che la consuma e la depreda. Portare i cittadini e le componenti più attive di questa città che si sono distinte nelle battaglie per la difesa dei diritti dei più deboli, contro la cattiva urbanistica, per la vivibilità urbana, per la difesa dei beni comuni e per un'altra economia, ad essere parte e componente decisiva di questo governo. Ho
ove questa proposta trovasse il necessario consenso, dovremmo pensare ad iniziative adeguate per la costruzione di un programma condiviso e partecipato nella città per un nuovo governo, per un nuovo governo di Roma. Questa è la discontinuità forte a cui pensiamo, che è la ragionezza del nostro laboratorio, che continuerà comunque, a prescindere dalle decisioni che prenderemo, nel suo lavoro di elaborazione e di ricerca, già avviato in questi anni al servizio della città e del bene pubblico. Grazie.